La presentazione di Rock in the Casa Bravo Jazz è stato anche un momento per parlare del futuro del turismo di Sanremo. Lei ha espressamente detto che a fine luglio ci sarà il tavolo del turismo, dove sul piatto ci saranno l'utilizzo della tassa di soggiorno, l'ufficio IAT, una cosa sicuramente molto importante, e naturalmente anche altri argomenti. Sì, abbiamo iniziato 10 giorni fa col primo tavolo, il 29 ci sarà il secondo, un tavolo del turismo che è stato molto proficuo, molto collaborativo, direi anche a tratti entusiasmante, spero che continui così. Nel prossimo programma proprio ci sarà appunto l'appalto dell'ufficio IAT e la comunicazione del Comune Sanremo e poi ovviamente le varie eventuali, tra cui l'utilizzo della prossimo diciamo incasso della tassa, per cui staremo a vedere. Ufficio IAT che potrebbe trovare spazio sotto il casinò? Sì, stiamo chiedendo la disponibilità al casinò per avere un'altra sede, cioè due sedi. Secondo me l'ufficio IAT, e secondo anche gli operatori, va potenziato. Se pensate che sotto nei mesi estivi circa 150 persone al giorno si recano e con difficoltà presso l'ufficio, comunque dovremmo anche cercare di rendere più agevole le informazioni che accompagnano i turisti che escono dai parcheggi, dalla stazione, per sapere appunto dov'è l'ufficio IAT e potenziarlo in maniera proprio propulsiva.